Tornato all'Atalanta dopo 12 anni, Samuele Dalabona ora ha voglia di rimettersi in gioco dopo un paio di anni difficili. Aspetterò il mio turno. Il volley. Siamo allo sport, prosegue con coerenza la linea restrittiva del Viminale verso i tifosi che non accettano la tessera del tifoso, attuando misure preventive e limitazioni per le partite considerate a rischio. Così i tifosi neroazzurri sprovvisti della tessera del tifoso non potranno assistere alla partita Pescara-Atalanta del prossimo 11 settembre. A stabilirlo nella riunione di oggi il Comitato per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che consentirà la vendita dei tagliandi di Pescara-Atalanta ai soli residenti nella regione Abruzzo. Nessun divieto, al contrario, precisa la nota del Comitato, per i possessori della tessera del tifoso, rilasciata in maniera conforme alla normativa di settore. E questo pomeriggio a Zingonia i neroazzurri hanno disputato una partitella contro la formazione Berretti allenata da Eugenio Perico, un'importante occasione per provare un po' di schemi e mettere benzina nelle gambe in vista della gara di domenica a Bergamo alle 15 contro il Frosinone. Soltanto lavoro in palestra e corsa per Samuele Dalabona, che ha rilasciato la prima intervista in maglia neroazzurra. Dopo 12 anni il figlio al prodigo di Favini e dell'Atalanta torna a casa. Giri strani della vita o destino segnato, fatto sta che Samuele Dalabona è arrivato a Bergamo all'ultima ora dell'ultimo giorno di mercato, quando nessuno, nemmeno lui, ci pensava più. Non ci ho mai pensato, anche perché comunque qua avevo fatto il settore giovanile e non è mai in prima squadra, non ci avevo mai giocato, dunque no, non ci avevo mai pensato. Oggi è un giorno un po' così particolare per me, sono un pochino... insomma, un po' così, però è bello e spero di poter dare il mio contributo, anche se non è facile perché c'è concorrenza, ci sono molti giocatori, però io arrivo in punta di piedi e niente, devo solo tornare a giocare a calcio, dato che l'ultima stagione a Napoli soprattutto non è andata bene. Chelsea e Milan, poi Bologna, Lecce, Sampdoria e Napoli. Ma dopo la prima stagione partenopea, quella della promozione in Serie A, inizia il periodo no. A Napoli è fuori rosa, poi qualche mese in Grecia, quindi in Lega Pro a Verona. Oggi l'occasione del riscatto. È chiaro, cerco di tornare a stare bene e di tornare a giocare come ho sempre fatto. Poi è chiaro, il calcio è strano, quando non giochi finisci sempre dimenticato, che magari non sei più capace di giocare a calcio. Spero che non sia la cosa mia, ecco. Io ripeto, vengo in punta di piedi e cerco di lavorare per conquistarmi un posto. Non ci sono problemi di condizione fisica, mister, permettendo, giura di essere già pronto. Io ho fatto tutto il ritiro col Napoli, dunque a parte le partite, che i campionati sono iniziati, sto bene. Impossibile infine non chiedergli conto della fuga al Chelsea, scelta che indubbiamente ha dato un corso preciso alla sua carriera. Era stata un'opportunità grande per me, qui non mi era stato proposto un contratto e sono andato al Chelsea, ecco, quella è la verità.